Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questa volta siamo su Clash Royale, il nuovissimo gioco della Supercell, basato su Clash of Clans. Ormai Clash Royale è uscito da poco anche per App Store, quindi sì, per App Store, per l'iPad, l'iPhone, eccetera. È disponibile in tutte le piattaforme, per tutte le piattaforme. È un gioco carino che adesso vi faccio vedere, basato ovviamente come già detto su Clash e ha già avuto più di oltre 100.000 download mi pare e una valutazione di 4 stelle e mezzo su 5, quindi è un gioco che piace. Quindi vediamo subito come funziona il gioco. Allora, intanto abbiamo la prima arena che ormai ho già fatto, che è quella di prova, è la prima vera e propria arena. Poi ogni giorno avremo un baule, due classi di bauli. Ecco, queste sono le carte che trovate. Se ne ho aperto uno per comodità. Ok. Avremo i bauli omaggio, che mi pare siano ogni 4 ore, te ne danno uno e puoi collezionarne due. Se no i bauli della corona, che si sbloccano uno al giorno, mi pare uno ogni 8 ore, quando si hanno recuperato 10 corone. Bene, allora, come ho già detto, abbiamo questo giochino qui che si gioca con le carte. Queste sono le carte che io ho sbloccato e tutte quelle che si possono sbloccare man mano che si va avanti nel gioco. Allora, vediamo subito. Apriamo anche questo, che è un baule che ho vinto durante i combattimenti iniziali. Abbiamo trovato dell'oro, degli arcieri, un cavaliere che adesso andremo anche a potenziare, una sfera infuocata, carta rara. Qui abbiamo le carte rare, le carte epiche e le carte normali. Come vedete, qui sotto dice quanto tempo ci vuole per aprire il forziere. Quindi adesso metterò un altro da 3 ore. Vanno dai 15 secondi primi di legno alle 12 ore, mi pare, che sono questi qua, mi pare. Questi forse sono ancora di più. Saranno 36 forse, no, 24 ore saranno, credo. Comunque adesso, visto che è la domenica epica, ci sono più carte che si possono comprare. Infatti qua c'è la strega, ad esempio, il fulmine, che costano veramente tantissimo. E altre carte qua si possono comprare. Da questa parte qua invece abbiamo il mazzo principale, il secondo mazzo e il terzo mazzo che può essere cambiato come quando si vuole, cioè basta fare così, usa e adesso scelgo a cosa sostituirlo, ad esempio a questo, e così è perfetto. Bene, io andrei a potenziare questa carta qua, vedi, miglioramento 20. Qua mi dà tutti i dati, bersagli, punti ferita, danno, eccetera. Migliora, perfetto, ve l'ho portato a livello 3 e ho guadagnato dell'esperienza che va qui. Dal livello 3 si possono fare i clan e ci si può unire a un clan in modo da potersi donare le carte e farsi aiutare. Quando uno dona una carta, ovviamente la perde. Non c'è ancora una battaglia, cioè, tra clan, però si possono sfidare i membri del clan in modo, come si dice, amichevole, ecco. Qui sotto invece abbiamo la TV Royale, cioè sono, se non sbaglio, i migliori attacchi, le migliori giocate che sono state fatte nella classifica, cioè nell'ultima arena, mi pare. Dopo magari ne vediamo uno. Poi, beh, apriamo un altro baule, dato che ci siamo. Ancora dell'oro, bombarolo, goblin lancieri, eccolo. Potenziato capanna goblin carta rara, molto bene, vedete, adesso dopo 4 ore si carica il primo. Vabbè, abbiamo il top, la classifica globale, locale, dei clan anche, lo stesso, e di eventuali amici. E poi di qua, vabbè, registro delle attività, quello che abbiamo fatto noi, e la roba degli aggiornamenti della roba, come vedete qui. Invece da questo lato di qua è se voglio fare uno scontro di prova e qua ci sono gli obiettivi da fare, cioè guarda la TV, raccoglitore, eccetera, 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 che ti dà un po' di gemme e un po' di esperienza. L'oro, le gemme si trovano nei bauli.
semplicemente. Beh, direi di cominciare e vediamo un po' se riusciamo a vincere questa battaglia qui. Ecco qua, sta caricando. Stadio Goblin Arena 1. Bene, 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 bene. Queste sono le mie carte, semplicemente basta sceglierlo e metterlo giù. Adesso io provo. Invece di qua abbiamo eventuali messaggi da mettere, ad esempio buona fortuna. Mettiamo anche questo. Tenterò di vincerla anche se non è ecco, avete visto che ha risposto anche per così, per se vediamo un po'. Devo eliminare questo gigante perché sennò ai no, per un pelo, però io non sono riuscito a fare un granché. Adesso aspettiamo. Allora, per vincere completamente bisogna buttare giù tutte e tre le torri, cioè le due torrette più la torre qua del re. Si può sia buttarle giù una alla volta, sia buttare giù una di queste e delle torrette e poi arrivare a buttare giù solo dopo il re, in modo che cade anche l'altra. Quella ormai l'ho persa e lasciamo perdere. Esatto, perfetto. Una volta conquistata una parte dell'avversario, del territorio avversario, ci si possono mettere direttamente le truppe, in modo che è più facile raggiungere il castello. Veniamo. Ci sono buone probabilità che io riesca a vincere questa partita. Comunque le corone ve le portate comunque a casa, cioè anche se non fate tre corone, vi portate lo stesso le corone a casa per il forziere e l'altro. Adesso lui ha il mini pecca. Ecco, questa è una carta epica, mi pare. È tanto figa, è forte soprattutto. Ecco, adesso sono rimasti 60 secondi e abbiamo Elisir doppio per attaccare. Dai, dai, uffa, per il mini pecca è una rottura. Gigante, ok, posso farcela, non voglio fare una parità. Aia, la vedo un po' dura adesso, devo mettermi difesa, ai, mi serve, forse con le frecce, posso farcela con le frecce? Dimmi che se la posso fare con le frecce. Sì, fatto. Bella partita. Sì, di solito lo faccio perché diciamo anche rispetto. Ecco, aveva scritto, non ho visto. Cos'è? Valuta l'accensione più tardi. Ok, eccole qua. Eccolo qua. L'ho anche sbloccato, quindi lo apriamo. Questo è un baule un po' più, diciamo, performante. E abbiamo oro, gemme, come ho detto prima. Ancora una carta lancieri. Bomba d'oro. E goblin, 6 goblin e un'altra capanna, fantastico, molto bene, molto molto bene. Adesso vediamo di salire un altro po'. Ok, e facciamo anche questo, dai, tanto costano poco. No, ma non ci riesco ad arrivare a livello 3. Proviamo anche con questa. È un po' difficile salire di livello. È un po' difficile. Che altro lungo. Facciamo un altro. Ok, perfetto. Così, questo è Clash Royale. Per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, commentate, iscrivetevi e basta, grazie. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!